Ciao a tutti, sono tornato in Russia, lo capite dalla mia giacchetta. Volevo parlarvi del senatore americano John McCain, che è morto qualche giorno fa e che è stato anche un po' osannato da alcuni politici italiani, pure di sinistra, e questo mi ha un po' colpito. Perché? Beh, perché questo senatore McCain è... Adesso io non so che peso avesse nella politica americana, che potere decisionale avesse, però è sempre stato nelle sue dichiarazioni pubbliche molto, sempre molto vocale e molto esposto a supporto di ogni possibile conflitto armato degli Stati Uniti. Quindi ogni qualvolta c'era la possibilità che gli Stati Uniti intervenissero militarmente da qualche parte, lui era uno dei più caldi promotori di questa possibilità. E adesso, come ho detto, non so effettivamente quanto potere avesse lui, però io gioco su questa equivalenza, che chi sostiene una decisione, anzi chi la promuove apertamente, per quanto magari non possa avere un'influenza diretta su questa decisione, nel momento in cui questa decisione è presa lui è corresponsabile, come se la facesse lui praticamente. Quindi io e una buona parte del mondo, diciamo, quelli che conoscono questo senatore, ecco, lo considerano responsabile di tutte le guerre americane, corresponsabile chiaramente, non è l'unico. E quindi mezzo mondo ha gioito della sua morte. E si tratta di quel mezzo mondo che è stato bombardato dagli americani o dalla NATO, o che semplicemente, come me, preferisce stare dalla parte delle vittime che non dalla parte dei carnefici, e che quindi insomma solidarizza con chi è morto sotto le bombe. Ora, soprattutto in America, si sta facendo questo, io lo chiamerei giochino, secondo cui si guarda un attimo il passato di McCain, la prigionia che ha subito in Vietnam e tutte le possibili, se non sappiamo, bisogna vedere a chi crediamo, ecco, ma anche supponendo che sia vero, che è stato torturato e eccetera in Vietnam, ecco come uno smontare la tesi che lo vuole un carnefice, quindi dire no, non è stato un carnefice, è stato prima di tutto un eroe americano perché ha servito l'America, e questo può essere, non lo metto in dubbio. Se gli americani vogliono avere questa persona come eroe è una loro decisione, sono liberissimi di farlo, però diciamo il mio giudizio non è un giudizio cristiano, non mi metto nei panni di Dio a giudicare se questa persona è buona o cattiva. Può anche aver avuto l'illuminazione la conversione sul letto di morte e aver chiesto perdono di tutto, e quindi magari anche in paradiso, per carità. E non sto nemmeno dicendo che sia un mostro. Io dico che il passato ci aiuta, l'esperienza che una persona ha passato ci aiutano a comprendere la persona e anche magari a a comprendere perché ha compiuto alcune azioni. Quindi se lui è stato torturato in Vietnam eccetera con un trattamento disumano, è comprensibile che poi ne sia uscito come un essere disumano, ha perso la sua umanità a causa di quel trattamento. Quindi da quel punto di vista il mio giudizio personale non è necessariamente negativo. Non dico che lui fosse il vampiro che voleva sangue, lui ha subito probabilmente dei trattamenti disumani e così è uscito male, diciamo, come tra l'altro quasi tutti, voglio dire anche i pedofili, se andiamo a guardare la loro storia, quasi sempre hanno avuto un'infanzia difficilissima, che una volta che la conosciamo diciamo beh sì, non giustifico quello che ha fatto, però
forse piuttosto che dire maledetto, dici poverino, poverino lui che si è stato in questa situazione, ma questo non deve giustificare il fatto, non vuol dire che in virtù di questo poi lo beatifichi. Hitler, anche lui avrà avuto la sua infanzia difficile, anzi ce l'ha avuta l'infanzia difficile, e da questo si comprende come è venuto fuori, ma nessuno si mette a piangere la morte di Hitler. Quindi, ecco, vorrei che ci fosse questa chiarezza. McCain può aver fatto benissimo nella politica interna americana, non lo so, non lo conosco, ma dal punto di vista di politica estera è sempre stato un falco che ha premuto, per fatto pressione per le guerre, e quindi è questo che secondo me noi dobbiamo giudicare. Non possiamo ignorare milioni di morti e dire beh, ma però, poverino. Perché dai, poverino possiamo dirlo, però il giudizio finale sull'operato, ecco, diciamo in breve, mi stupisce che alcuni politici, specialmente di sinistra, ne tessano le lodi. Questo è quanto. Buona giornata a tutti, ciao ciao.